Ho scelto Uki, pronti al più grande anime betrayal. Ehi, bentornati! Non vedevo davvero l'ora di fare l'unboxing di questo album. E piccola curiosità, ho deciso di ordinare questo album e ho deciso la versione tipo alle 2/3 di notte del giorno prima dell'uscita dell'album. Tra l'altro, anche questo album è stato preso da Stardust e stavolta addirittura per chi faceva i pre-order c'erano due photocard dalle Lucky Draw, cioè meglio di così, e anche lì ho faticato tantissimo a sceglierle. Comunque siete stati proprio voi a decidere tramite sondaggio questo unboxing, perché in realtà avevo già fatto quello dell'MX, ma ho lasciato che foste voi a decidere e su più di 700 voti ha vinto I Love con una percentuale del 76% e si parlava di tre scelte, non due. Quindi lo volevate vedere. Ho cercato anche di mettermi elegantina per la situazione e adesso passiamo alla parte bella. Iniziamo dal poster che l'ho andato. Oddio mio, che pelle! Raga, questo lo devo appendere. Tipo subito, devo trovare subito una cornice perché è qualcosa di meraviglioso! Cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma è tipo di cartoncino! Wow! Non me ne ero accorta e non l'avevo capito assolutamente, ma è fatto di cartoncino. Guardate, da dietro si vede di più. E ha un odore buonissimo di carta! Oh, sembra già strappato, tipo. Figo! Raga, è come se questa fosse la versione bellina e questa fosse la versione bad. Allora, ero fortemente, ma molto molto fortemente indecisa nella versione, perché non sapevo se scegliere la versione quella nude dove sono bellissime, se scegliere questa versione qua dove appunto si vedevano le due facce delle ragazze, cioè tipo cute e allo stesso tempo letali, oppure la versione della X-Files che sembravano molto wasted. E alla fine ho scelto questa perché era quella dove ci vedevo un po' un pizzico di giocosità in più. Raga, già così adoro Yon, mamma mia. Yon è di quelle persone che sembrano nate bionde, non so come, ma ormai io fatico a vederla Mora. What? Vedete? Cioè, ho scelto bene. Ma scusate, qua Yon sta segando il cuore. Comunque amo questo photobook, è veramente, le foto sono veramente fatte bene e la qualità della carta è bellissima. Non so se si capisce un pochino qua in controluce, ma è di una grammatura abbastanza spessa. Wow! Ma quant'è chiutina qua, Minnie? Raga! E qua è super vamp. Occhiolino e ti sparo una freccia in mezzo alla fronte. A posto! Mini! Mini! Wow! Ragazzi, queste foto sono bellissime e non so se sia merito delle ragazze o se sia merito del fotografo e del direttore artistico, ma ogni foto è un capolavoro. Vabbè, ciao. Angry, questa è per te. Ragazzi, se vediamo così Soyeon, ho paura di vederla nella sua versione cattiva. Questa Soyeon promette tanto tanto male tra poco. Ciao, ecco infatti. Questa foto qua ha delle psycho vibes assurde. Ovviamente, signori di YouTube, vedete, sono dalla punta arrotondata. Wow. Questa mi sa che era quella che si vedeva nei teaser delle concept photo. Madonna, Uki, guardate che bellina! Amore! Oddio mio, questa foto, raga! Ma quante mini! No! Musino Paperottino, no! Che poi, Musino Paperottino, ma con che tacco me lo stai dicendo? Te spiezzo! Oh, voglio un poster gigante di questa. Ma quanto sono belle queste foto! Ok, guardiamo la nostra Maknae, che è la sua era e che ha deciso di spaccare. Proprio in tutto e per tutto. Posso dire comunque che ne è valsa la pena aspettare 4 anni per vedere Shua cambiare colore di capelli. Qua sorridente e qua bam. Sì, ma stai calma. Stai calma. L'espressione qua. E qua che schiaccia il cuore col tacco. So che risulto molto strana, ma vorrei essere questo palloncino sotto il suo tacco. Come
come sono belline tutte insieme in versione cutie. Bam! Guardate qui il musino di Shua e poi guardatele qua. Wow! Va qua quanti cuori spezzati! Guardate qua, abbiamo la chiusura che richiama l'inizio. E poi il CD. Guardate com'è tutto bello disegnato. Ok, adesso è arrivato il momento delle inclusion, che sono davvero tante. Iniziamo da questo, che dovrebbe essere tipo un mini poster, un poster. Oddio, vedo già il colore dei capelli. Oddio, 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 oddio. Ok, c'è il dietro. Oh, che figo! Non avevo mai visto un poster fronte-retro. Non capisco il coreano, ragazzi, devo imparare il coreano. Comunque. E io ti ho tradita! Io ti ho tradita! Raga, capirete tra poco perché l'ho tradita. Solo chi era in live sa già in anticipo perché l'ho tradita. Allora, questo che si... Che bello! Aspettate che mi serve qualcosa di bianco sotto. Ma questo è Shua? È tipo un rullino fotografico che, vedete, senza niente sotto si vede, tra virgolette, male. Ma con qualcosa di bianco sotto si vede molto meglio. Questa invece... Ma sono adesivi! A francobollo! Questo dovrebbe essere il lyrics book e il credits. Oh, che carino! C'è anche il cosino che ti dice metti qua il francobollo. Ecco qua anche la tracklist. Guardate anche il particolare dei cuoricini sopra e sotto. Questo è un badge da usare, non so cosa, devo capire come funziona. Mai fatto. Questo invece cos'è? Oh, che carino! Che bellini questi adesivi, questo set qua. Ora vi faccio vedere le carte del Lucky Draw e capirete perché parlo di tradimento. Ho scelto Mi-Yeon, poi... Dovevo sceglierne un'altra. E secondo voi chi ho scelto? Ho scelto la mia bias. Cioè, la mia bias dovrebbe essere Mi-Yeon. Ok. Però abbiamo capito che è Ugi. Ho scelto Ugi. Pronti al più grande anime betrayal. Pa pa pam. Come faceva a non scegliere questa photocard? Questa photocard qua è un santino, è tipo un'opera d'arte, la cosa più bella che io abbia mai visto. Guardate la perfezione. Non che questa sia tanto meno perfetta, eh. Per chi sa riconoscere le loro firme, sa già chi c'è qui dietro. Oh, Dio, che cutie! Che bellina Minnie! Oh! Poi è tutto così rosso in questo album. Qui invece, vediamo un po'. Oddio! 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 Raga, ci rendiamo conto? Guardate qua cosa ho in mano. Cioè, non ci voglio credere. Allora, possiamo dire che la Maknae mi sta corteggiando, perché io ho scelto una sua photocard, però è venuta fuori un'altra sua photocard ed è venuta fuori il suo rullino. Uki però ha cercato di dire, oh, guarda me, con un poster gigante. Quindi in questo momento sono super 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 confusa. Chi è la mia bias? Questa immensità di cose belle, belle, bellissime è tutto ciò che potete trovare dentro I Love delle Idol Act Version. E sinceramente non potevo fare una scelta migliore. Cioè, sono davvero 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 contenta di aver scelto questa versione qua, perché mi piace tantissimo. Il photobook, ragazzi, è di una bellezza esagerata. Mi piaceva questa cosa della contrapposizione tra loro cute e poi loro letali. Era quella... pizzicore in più di cui avevo bisogno. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo album, se mi invidiate per una di queste cose uscite, e sono anche curiosa di sapere quale versione avete scelto o quale versione avreste scelto qualora lo avreste comprato. Io non potrei essere più soddisfatta della mia scelta, sono contentissima di tutto quello che mi è uscito. Mi è dispiaciuto in realtà che non mi sia uscito niente 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 di Soyeon, perché è l'unica di cui non ho niente, mi manca soltanto la leader. Spero che questo video e questo unboxing vi siano piaciuti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!